Mister, è arrivata la seconda sconfitta consecutiva tra Coppa e Campionato. Abbiamo visto un Savona già nel primo tempo in difficoltà, senza praticamente tirare verso lo specchio. È arrivato il loro gol in ingenuità, perché poi sostanzialmente Lalli è saltato da solo. Nella ripresa avete costruito qualcosa più sulla forza magari di inerzia che attraverso una manovra ragionata, un momento un po' complicato. È complicato no, è solamente che oggi non siamo nemmeno entrati in campo, il problema è questo. E quindi in settimana bisognerà capire come mai, e quando ci sono queste partite qua, specialmente quando giochiamo la mattina, abbiamo difficoltà, quindi bisognerà capire un attimo. Mi prendo tutte le responsabilità, perché poi la formazione la faccio io, quindi tutte le responsabilità sono mie e niente. Non posso dire niente, posso fare solo complimenti a San Cipriano, perché ha fatto la partita che dovevamo fare noi, punto. C'è stato un confronto particolarmente franco tra voi e la tifoseria a fine partita, vi hanno chiesto un cambio di marcia importante, anche perché per voi inizia un mese determinante. Ma è quello che l'ho chiesto anch'io durante la scorsa settimana, a partire dalla partita di Lo Speranza. Noi siamo consapevoli che quando non facciamo queste partite qua, l'atteggiamento di come oggi, andiamo in difficoltà, e oggi siamo in difficoltà. Quindi domenica abbiamo avuto un altro atteggiamento e bisogna continuare avere quell'atteggiamento lì che abbiamo avuto domenica. L'atteggiamento di oggi è sbagliatissimo. Forse è colpa mia che magari non riesco a tenerli sempre su di testa, ma faccio il massimo per poterlo fare e niente. Ci rimbocchiamo le maniche, da martedì iniziamo a lavorare e pensare alla partita prossima, solo questo. Deve esserci anche però una presa di responsabilità da parte della squadra chiara, perché comunque i giocatori di esperienza anche a livello caratteriale non mancano, per affrontare questo tipo di campionato. Ma la squadra è forte e non capisco come mai ci abbiamo questi alti e bassi, e quindi io me lo domando sempre durante la settimana, nelle partite anche precedenti che abbiamo perso, e quindi niente. Mi farò delle domande e mi darò delle spiegazioni. In questo momento non so dormire, anche perché domenica scorsa eravamo una squadra di un atteggiamento diverso e oggi siamo stati completamente nulli, ecco, solo questo. Ecco mister, a volte sembrava che davvero il pallone scottasse nei vostri piedi, però quasi che nessuno riuscisse ad assumersi anche un pochino la responsabilità di provare la giocata. Ma oggi proprio abbiamo sbagliato tutto, quindi... La palla che scotta no, ma più che altro la frenesia di poter di poterla palleggiare, ma sbagliamo. Siamo una squadra che bisogna giocare tranquilli. Vi ripeto, come abbiamo fatto domenica scorsa. Però oggi non l'abbiamo fatto, infatti con una squadra organizzata siamo andati in difficoltà.